Ciao a tutti, oggi vi mostrerò come creare una patch personalizzata di Keyswitch all'interno del nuovissimo player di EastWest Opus. Può capitare infatti che gli sviluppatori non abbiano previsto dei Keyswitch per tutti gli strumenti presenti all'interno dell'arsenale, oppure può capitare che vogliamo creare una nostra patch particolare con diversi Keyswitch o di diversi strumenti o addirittura di suoni di diversi strumenti, in modo tale da creare una patch che ci permetta di far suonare a uno strumento alcune note oppure a un altro strumento altre note. Questa cosa non era possibile nel vecchio Play, che era un sistema molto chiuso e molto legato a quello che gli sviluppatori avevano pensato, però è invece possibilissima con la nuova versione del player, con Opus. Per poterlo fare, innanzitutto dobbiamo caricare strumenti. Per questo esempio ho scelto la Washburn Guitar di Goliath, per la quale non esiste una patch preimpostata con i Keyswitches. Però, come potete vedere, ci sono le tre articolazioni sono su patch diverse. In questo caso abbiamo finger, pick e strum. Quindi per caricare facciamo doppio clic per il primo strumento, mentre gli altri li trasciniamo in questo modo. Se dovessimo fare doppio clic andremo a sovrascrivere lo strumento selezionato. Quindi il modo più veloce è trascinare gli strumenti fisicamente nella colonna di sinistra. A questo punto dobbiamo assicurarci che i canali MIDI siano impostati su Omni oppure sullo stesso canale per tutti e tre gli strumenti, e poi andiamo nella finestra Perform. Non so se sia un bug di questa prima versione o della primissima release o cosa, però a volte capita che non compaiano subito, di conseguenza basta però muovere di poco uno degli strumenti e appaiono. A questo punto vediamo all'interno della finestra i tre strumenti. Tramite questo pannello possiamo andare a scegliere di assegnare ognuno di questi a un Keyswitch diverso, che possiamo riassegnare semplicemente con un doppio clic e poi premendo le note desiderate sulla tastiera. Ad esempio, che posso fare C1, Do dis 1 per il secondo e Re 1 per il terzo. A questo punto torniamo sull'interfaccia. Anche qui, se non dovessero comparire, basta cliccare un attimo qua e compaiono. A questo punto proviamo a suonare. Se premo il Do 1, vediamo che suonerà solo il primo strumento. Premendo Do diesis 1, suonerà il secondo. Premendo Re, suonerà il terzo, e così via. Al posto di Keyswitch possiamo anche assegnarlo a diversi altri parametri, come un program change, oppure un controllo MIDI, oppure la velocity. Volendo poi possiamo cambiare il colore premendo sulla fascia colorata di fianco, nel caso volessimo rendere tutto un po' più uniforme, e a questo punto possiamo andare a salvare la nostra performance come fosse una nuova patch, richiamabile poi in qualsiasi altro progetto. Per farlo dobbiamo andare su questa icona e scendere fino a o Save Performance oppure Save Performance As. Imposto come percorso lo stesso della libreria, e in questo caso lo chiamo con lo stesso nome e aggiungo un KS alla fine, che sta per Keyswitch, e poi salvo. Alla successiva apertura del player vediamo che la nostra patch appena creata è comparsa all'interno della libreria stessa, nella sezione Browse. Se la carichiamo, vediamo che abbiamo la performance che abbiamo creato.